faccio un'autopresentazione da solo intanto che facciamo partire le slide. Chi mi conosce lo sa, mi chiamo Francesco Cetosi, di professione faccio l'amministratore di sistema e nello specifico sono il docente a contratto dell'insegnamento di informatica presso questo dipartimento. Soprattutto gli studenti che sono presenti penso che tristemente mi ricorderanno. Ok, oggi vi parlo di un argomento particolare, ma assolutamente di attualità. Vi parlerò di biometria. Biometria inteso come un nuovo modo per poter garantire identificazione e autenticazione. E soprattutto nel corso di questa presentazione andremo a vedere anche qual è la differenza tra l'autenticazione e l'identificazione. Ma partiamo un attimo da una definizione. Allora, innanzitutto possiamo definire la biometria come un insieme di tecniche. Di tecniche che devono essere caratterizzate da un automatismo e che servono per identificare gli individui. Questa identificazione degli individui avviene in base a due tipologie di caratteristiche. Caratteristiche di tipo fisico, quindi ad esempio parti del corpo che caratterizzano quegli individui, e comportamentali, quindi modo di comportarsi. Poi facciamo degli esempi andando avanti. Questo cambia un po' la modalità di identificazione, perché prima delle tecniche biometriche noi potevamo identificare gli individui in base a degli elementi di conoscenza, la classica password, qualcosa che l'utente conosce, oppure in base a degli elementi di possesso, quindi qualcosa che l'utente ha, può essere un documento, può essere una card, possono essere le chiavi di casa o le chiavi d'accesso a un locale. Con la biometria il discorso cambia perché l'utente viene identificato in base a qualcosa che è lui stesso, l'impronta del dito, l'iride, la geometria della mano, giusto per fare degli esempi, oppure qualcosa che caratterizza il comportamento dell'utente, qualcosa che l'utente fa, la firma, il timbro della voce e altri elementi. Bene. Tutto questo è molto utile per garantire l'identificazione personale dell'individuo. Questa identificazione può essere effettuata in due modi diversi. Da una parte possiamo parlare di autenticazione, che ha come scopo quello di verificare l'identità dell'individuo, e quindi sarà un'identità che viene presentata dall'individuo stesso, come vedremo fra poco. Dall'altra parte abbiamo la possibilità di identificare l'individuo, quindi fare identificazione dell'individuo. Questo avviene attraverso il riconoscimento dell'identità dell'individuo e ovviamente in questo caso l'individuo non presenterà una propria identità, ma sarà il sistema che dovrà comunque andarlo a riconoscere. Partiamo un attimo dall'autenticazione, così facciamo disambiguazione su questi due termini. Allora, l'autenticazione ha uno scopo. Allo scopo di rispondere alla domanda: io sono chi afferma effettivamente di essere, io mi presento a voi e dico sono Francesco Cetosi. Voi mi dovete autenticare, dovete confrontare la mia identità e verificare che effettivamente io sia chi affermo di essere, Francesco Cetosi. Questo è un metodo di autenticazione cosiddetto one-to-one. L'individuo presenta un'identità, l'individuo ha un'identità, facciamo una verifica fra due paganti, uno a uno. E ovviamente come risultato di questa verifica possiamo o confermare o negare l'identità che è stata affermata dall'individuo. Il caso di identificazione invece è un po' più complesso, perché si vuole dare una risposta alla domanda chi sono io, che non è qualcosa di esistenziale. Ok? Il concetto è che in questo caso l'utente non presenta una sua identità. È come se entrassi in questa stanza e mi presenta a voi. Voi mi dovete identificare. Io non ho detto chi sono. Voi dovete identificarmi e capire chi sono io. Allora, questo è una metodologia un po' più diversa, un po' più complessa, scusate. Perché? Perché si tratta di andare a verificare da una parte
l'identità, scusate, riconoscere da una parte l'identità dell'individuo, ma dall'altra parte abbiamo n possibili casi, n possibili identità che potrebbero essere associate a questi individui. E soprattutto questa problematica di identificazione può essere, diciamo, di tipo chiuso se noi andiamo a scegliere le possibili identità dell'individuo in un insieme chiuso, ad esempio l'elenco, l'insieme degli studenti che sono iscritti all'Università di Macerata, l'elenco dei dipendenti di una filiale bancaria, questo è un insieme chiuso. Diversamente abbiamo un insieme aperto che potrebbe essere composto da qualsiasi individuo. Bene, entrambe le tecniche ci consentono di fare due tipologie di riconoscimento e di identificazione. Possono essere positive o negative. Abbiamo un'autenticazione o un'identificazione positiva nel momento in cui noi riusciamo a stabilire, ovviamente con un certo grado di accuratezza, notate che si parla di accuratezza e non di certezza, e poi dopo ci ritorniamo, scusa, non è casuale la scelta di questo termine, dicevo, se riusciamo a stabilire con un certo grado di accuratezza se l'utente è effettivamente chi dice di essere. E questa tipologia di tecnica ci consente di evitare che ci siano persone differenti, Mario Rossi e Carlo Bianchi, che utilizzino una singola identità, Mario Rossi. Dall'altra parte abbiamo una tecnica di tipo negativo. In questo caso andiamo a stabilire con accuratezza se l'utente non è chi dice di essere. E questa tipologia di tecnica consente di evitare l'utilizzo dei cosiddetti alias, pseudonimi, identità multiple. Mario Rossi finge di essere Carlo Bianchi, Giuseppe Bianchini, quello che volete, eccetera, eccetera. Ok? Per effettuare questo tipo di operazione andiamo a visualizzare, andiamo a utilizzare due tipologie di tratti. I tratti fisici, iride, impronta, volto, geometria della mano, ma potremmo mettere il DNA, potremmo mettere la retina, ce ne sono tanti, e i tratti comportamentali. I più tipici sono la firma, la voce e la camminata, ma anche qui ne abbiamo tanti. Bene, per tutti quanti gli aspetti, anche per i metodi biometrici, abbiamo dei punti di forza e dei punti di debolezza. Allora, brevemente, i punti di forza sicuramente si riassumono nella impossibilità di dimenticare un tratto biometrico di cedere dell'altro. La mia impronta digitale non posso dimenticarla, è embedded nel mio pollice, ok, o delle mie dita. Né posso cedere ad altri la mia impronta digitale, fa parte del mio corpo, fisicamente mi rimane. Sicuramente è più difficile falsificare un tratto biometrico, anche se non è assolutamente impossibile, e in generale questa tipologia di meccanismi consente di realizzare quella identificazione negativa che con i metodi classici non possiamo fare. Con i metodi classici abbiamo esclusivamente l'identificazione positiva. Ultimo aspetto interessante è quello che un tratto biometrico in qualche modo va ad azzerare un rischio di ripudio. Pensate a un documento, facciamola ancora più semplice, pensate a un codice di accesso. Io accedo a un sistema digitando una password. Potrei dire, no, beh, non ero io, me la devono sottratta, poi lasciamo il discorso che devo in qualche modo mantenerla con accuratezza, posso essere responsabile anche se qualcuno me la sottrae. Potrei dire, qualcuno me la sottrae, questa operazione non l'ho fatta io, era qualcun altro che agiva al posto mio. È un po' difficile affermare la stessa cosa se magari sono stato identificato attraverso l'iride. L'iride c'è io. Sì, si può falsificare tutto, però è veramente molto molto. Quindi la possibilità di rinviare una certa azione che è stata compiuta è sicuramente di livello più basso. Come tutti quanti gli aspetti della vita umana, anche i metodi biometrici presentano il risvolto della medaglia. Il primo punto di attenzione è legato alla modalità di risposta. Non abbiamo una decisione binaria, è lui o non è lui, ma abbiamo un certo livello di matching. Avremo una percentuale di corrispondenza. Io non dirò che questa impronta digitale è o non è di Francesco Cicluzzi, ma all'80%, quindi con buona probabilità, è di Francesco Cicluzzi. Okay? Quindi abbiamo un livello di corrispondenza.
e ovviamente questo livello dovrà essere confrontato con una soglia che noi riteniamo accettabile. Quindi se il livello di corrispondenza è superiore a una certa soglia, per noi l'utente è identificato o autenticato a seconda dei casi. Un altro aspetto non bellissimo è che non possiamo cambiare il nostro tratto biometrico. Se viene compromesso il mio tratto biometrico, ad esempio la mia iride, il mio iris code che vedremo dopo, cosa faccio? Cambio l'occhio? Se mi compromettono la faccia, la cambio. Se mi compromettono un tratto biometrico, specie se c'è una certa persistenza in quel tratto biometrico, mi espongo a dei problemi abbastanza importanti. Poi dobbiamo calcolare che ovviamente non tutte le persone posseggono i tratti biometrici. Pensate a qualcuno che per malformazioni o incidente magari abbia perso gli altri. Come gliela prendiamo l'impronta digitale? Sono, nel momento in cui questi sistemi vengono poi diffusi ampiamente all'interno della popolazione, queste percentuali che sono basse ma che comunque ci sono, vanno gestite e presenti nel problema. E poi c'è il discorso della privacy. Sono sicuramente molto più invasivi dell'utilizzo di una password. Ok, allora, prima di andare a vedere un po' in dettaglio alcuni tratti biometrici, almeno i principali, vi voglio presentare sette proprietà che devono essere possedute da tutti quanti i tratti biometrici affinché possano essere utilizzate compiutamente all'interno di un sistema. La prima proprietà è l'universalità. Questo vuol dire che la nostra popolazione deve possedere il tratto biometrico o la caratteristica biometrica. Se scegliamo di utilizzare un sistema un certo tratto, quel tratto deve essere costruito da tutti o da una percentuale vicina a tutti, altrimenti non riusciamo a utilizzarlo. Il tratto deve essere univoco, dobbiamo identificare o autenticare con un certo grado di certezza e non possiamo scegliere un tratto che potrebbe essere uguale per due persone, perché poi alla fine non riusciamo a distinguere chi abbiamo di fronte. Il tratto deve essere permanente, cioè non deve cambiare nel tempo. Perché se il tratto cambia nel tempo, io non lo posso più utilizzare, devo riacquisirlo nuovamente. Quindi devo avere un certo grado di permanenza. Se il tratto mi cambia ogni giorno, non è facilmente utilizzabile. Il tratto deve essere misurabile, e deve essere misurabile da un punto di vista quantitativo, perché poi la misurabilità del tratto mi consentirà di utilizzarlo. Ci deve essere un'accuratezza nell'identificazione, questa si traduce con la proprietà di performabilità, e il tratto deve essere accettabile. Vuol dire che ci deve essere una percentuale di persone molto ampia che accetta l'utilizzo di quel tratto biometrico. Pensate alla geometria del volto, l'utilizzo del volto. In Occidente è assolutamente accettabile. Andiamo in un paese medio orientale a cultura islamica. E proviamo a fare un'identificazione di un volto, per esempio, alla popolazione di genere femminile. Non si può fare, non verrebbe accettato. Infatti in quei paesi normalmente si utilizza la scansione dell'iride. Quindi anche qui bisogna vedere quante persone siamo in grado di accettare questo tratto. Il DNA, che noi non vedremo, è assolutamente preciso. Ma quanti di noi sono disposti a rilasciare il proprio DNA per accedere al gate in un aeroporto? Quanti sono disposti a rilasciare la propria impronta digitale per accedere alla palestra sotto casa? Sono aspetti che vanno considerati. E va considerato anche il grado di resistenza alla circonvenzione, cioè quanto è difficile ingannare il sistema, quanto è difficile falsificare il tratto. Se mi faccio un dito di plastica, riesco a ingannare il sensore che raccoglie l'impronta? Se ci riesco facilmente il tratto non va bene, se non ci riesco sicuramente posso. Altro aspetto interessante è il relativo alla scelta dei tratti per l'identificazione. Non tutti quanti i tratti possono essere utilizzati in autenticazione e in identificazione. In generale, impronte iride li possiamo utilizzare in entrambi i casi, anche per l'identificazione. Altri tratti come mano, volto, voce e firma li possiamo utilizzare per l'identificazione, ricordate che l'identificazione è da 1 a n, ma lo possiamo fare solamente se n, cioè l'insieme delle identità che dobbiamo considerare, non è molto grande. Parliamo di 4-5. Un altro aspetto interessante è legato alla variazione del tratto. Quanto è variabile quel tratto? Quel tratto mi cambia giorno dopo giorno o
come cambia nell'arco di una vita. Io devo tenere in considerazione questi aspetti. E guardate che le cause di variabilità di tratto possono essere più disparate. Pensate al volto, questa è la mia faccia. Il tratto è cambiato. Potrei togliere gli occhiali, posso raparmi a zero, potrei tagliare la barba, il mio tratto è tagliato. Nel momento in cui andiamo a fare una fotografia per un documento di identità, ci viene richiesta una certa posa, ci viene richiesto un certo sfondo, ma perché serve per poterci identificare meglio. La firma, e la firma cambia. La firma che aveva 10 anni non è la stessa che ho adesso. La firma può essere arricchita di avvenimenti. La voce cambia, io posso parlare così, ma avere poca voce. Il sistema non riesce a identificare. Quindi sono tutti aspetti che vanno considerati. Vanno considerati anche i campioni indipendenti. Se prendiamo le dita, io ho 10 campioni indipendenti, cioè ho 10 punte digitali, di occhi ne ho 2, ma ho un solo volto. Ho una sola voce, a meno che non scelgo di associare la voce alla pronuncia di una pasta. Un conto è dire Pippo, un conto è dire casa. Se non guardo sul timbro della voce ma anche quello che dico, magari in qualche modo possono aumentare parzialmente i campioni indipendenti. Parlo veramente veloce perché non voglio rubare tempo ai relatori che verranno dopo. Vi accenno brevemente i principali tratti genetici. Partiamo da impronta, volto e geometria della mano e iride, che sono i più diffusi. Allora, l'impronta digitale, vedete qua alcune slide, nelle slide alcune figure che le illustrano. Tenete conto che è il tratto più utilizzato, almeno in Occidente e anche nel mondo, perché è quello che storicamente è stato utilizzato per primo, è un tratto che è univoco, almeno così si ritiene per l'essere umano, e che si sviluppa già nell'embrione. È composto da una serie di pattern che sono composti da creste e da valli. Le cosiddette creste, che noi chiamiamo ridge, che vedete nella slide, di fatto si vanno a declinare come una serie di linee che però sono irregolari, hanno una certa forma, possono presentare biforcazioni, possono presentare interruzioni, e che tra l'altro al loro interno sono dotate di cunidi, dei cunidi sudoriferi. Quindi se noi facciamo un ingrandimento molto grande dell'impronta, riusciamo anche a vedere i singoli pori che sono sulle linee dell'impronta digitale. Tutti questi aspetti vengono tecnicamente chiamati minuzie e consentono poi di effettuare la caratterizzazione dell'utente e il riconoscimento dell'impronta digitale. Come si fa il riconoscimento? Tre approcci. Correlazione pixel a pixel, sapete che le immagini sono fatte come insieme di punti, ne possiamo confrontare i singoli punti dell'immagine. Potremmo confrontare il disegno delle singole righe, quindi dei ridge dell'impronta digitale, oppure potremmo andare a confrontare le minuzie. Ogni poi stato ha una sua normativa, se un certo numero di minuzie vanno a matchare, diciamo che l'impronta è associata a una persona. Ci sono criticità? Assolutamente sì. Pensate alla scena del crimine, noi non prendiamo un'impronta precisa, noi avremo una piccola parte dell'impronta che viene rilevata, che deve essere in qualche modo confrontata con l'impronta che poi è stata acquisita. Offside vuol dire che avremo dei piccoli overlap, non avremo un'impronta intera e dobbiamo riuscire comunque a identificare la persona. L'impronta deve funzionare con condizioni della pelle diversa, la pelle può essere secca, la pelle può essere grassa, i sensori possono essere di vari tipi, possono essere capacitativi, possono essere ottici e via dicendo. Okay. Quindi sono tutti aspetti che vanno considerati. Lato del volto è, una, diciamo, è un dato biometrico, un tratto biometrico sicuramente molto accettato, uno dei meno intrusivi. Noi ci riconosciamo face to face, ci riconosciamo guardandoci in faccia, quindi è assolutamente percepito positivamente dalle persone, almeno nella nostra cultura. Come viene fatto il riconoscimento? Con due metodi. Da una parte la trasformazione, si crea una sorta di database di immagini chiamati alien faces, la cui somma consente di combinare insieme e ottenere un particolare volto. Quindi ogni singolo volto della persona viene ricostruito come una sommatoria di immagini di tutti i volti. Un'altra possibilità è quella di misurare gli attributi. Localizziamo nel volto dove sono gli occhi, la bocca, il naso e misuriamo quanto sono grandi, quanto distano. Sono metodologie differenti. Anche qui ci sono delle criticità, assolutamente sì. Pensate se accendiamo e spegniamo la luce, pensate alla posa, pensate al seguimento di profilo, cambia di tutto. Pensate ovviamente al fattore temporale, noi a 5 anni iniziamo a morire a 40 anni.
molto grande. Ok, stesso discorso può essere fatto per la geometria della mano e anche per l'iride. Tenete conto che l'iride è il tratto in assoluto più accurato, ma è percepito molto invasivo dagli utenti. È percepito invasivo dagli utenti perché si dice che l'occhio è lo specchio dell'anima. E quindi, come dire, guardarsi all'interno degli occhi è in qualche modo qualcosa che fa entrare molto in comunione, molto in profondità con la persona che abbiamo di fronte. Ed è il motivo per cui normalmente l'iride viene visto male, in realtà l'occhio non viene danneggiato dalla scansione dell'iride, ma è qualcosa che ci imbarazza per un discorso probabilmente ancestrale. Come avviene l'identificazione? Si fa la scansione, si identifica la pupilla, intorno alla pupilla si identifica l'iride, si tolgono cigli e riflessi che in qualche modo vanno a danneggiare l'immagine, si linearizza tutto e la si trasforma in un iris spot, che è una sequenza di linee. Un altro metodo interessante è la firma. Tenete conto che la firma può essere raccolta in maniera statica o dinamica. Cosa vuol dire? Statica, firmiamo su un foglio di carta e la scansioniamo. Dinamica, ci danno un pennino tipo quello che usano Poste Italiane adesso, non so se avete fatto caso, e firmiamo su una tavoletta. In questo caso il sistema riesce a misurare non solo la firma che facciamo, ma anche l'angolo con il quale teniamo la penna, il tratto che noi facciamo quando siamo in aria, quando la penna non tocca la tavoletta o il foglio, quanto tempo passa, qual è l'angolatura. Sono tutti quanti dati, diciamo, di dinamicismo che vengono registrati in questo caso. Ok, vorrei, qui saltiamo un secondo, farvi vedere gli due aspetti di privatezza e poi chiudiamo. L'anello debole, attenzione, come si fa il tratto biometrico? Veniamo autenticati utilizzando un documento tradizionale. Bene, e se il documento è falso? Il mio tratto biometrico potrebbe essere associato ad esempio a Gianluca Gabrielli. Se lui falsifica una carta d'identità, viene autenticato, o meglio, io falsifico una carta d'identità, vengo autenticato e lascio la mia impronta digitale, ma risulta che è la sua. Quindi il problema qual è? È a monte. In alcuni paesi come l'India stanno infatti cercando di prendere i tratti in maniera molto, insomma, fin dai primi mesi. Ubo, due minuti solamente per presentarvi questo aspetto pratico di come viene preso un tratto biometrico, ad esempio in Brutta. Cosa accade per la carta d'identità elettronica? Si fa l'acquisizione del tratto biometrico di impronta digitale, viene catturato un campione che noi chiameremo sample, questo viene sottoposto a un controllo di qualità, se la qualità non è sufficiente viene richiesto all'utente di rilasciare pure il campione, altrimenti si va avanti. Dal sample vengono estratti le feature, le caratteristiche, quelle minuzie di cui vi accennavo prima, e si genera un template tramite una funzione hash unidirezionale. Il template è univoco, è legato all'impronta, ma non è il campione, non è la scansione dell'impronta. Questa viene archiviata nel documento elettronico. Quindi non l'impronta, ma il template dell'impronta. Riconoscimento, autenticazione, come si fa? All'utente viene chiesto di apporre il dito, viene ripresa l'impronta digitale, quindi il campione, si estraggono le caratteristiche e si genera il template. Poi si prende la carta d'identità elettronica, si estrae il template, li si confronta. Se il metodo di confronto dice che effettivamente sono conformi, l'utente è stato autenticato. Tutto quanto bello, però c'è un problema. Alcuni studi dimostrano che in alcuni casi dal template è possibile ricostruire una copia simile al campione, al sample che lo ha generato. Questo potrebbe voler dire, è un potrebbe, che in alcune condizioni, ad esempio lo smarrimento di un documento di identità e la cattura del template dell'impronta di contenuto potrebbe andare a determinare la compromissione del tratto biometrico. E questo ovviamente è un problema perché il tratto biometrico non si può cambiare. L'ultima slide è chiuso. Variazione del tratto privacy. Tenete conto che bisogna ben ponderare la variabilità del tempo del tratto biometrico. Come dire, non possiamo uccidere una formica con un cannone. In alcuni casi dobbiamo avere dei tratti permanenti, per esempio l'iride, che non cambiano nel tempo se vogliamo garantire e proteggere l'accesso a un sito particolarmente sensibile, del tipo una centrale nucleare. Se dobbiamo prendere dei tratti biometrici per accedere alla filiale della banca, magari ci può andare bene la geometria della mano,
tratto che ha una buona variabilità e quindi magari dopo un anno quel tratto può non essere più utilizzato. E dobbiamo in qualche modo tutelare la privacy dell'utente. Ovviamente il discorso è tutt'altro che banale, ma non è questa la sede del fatto. Chiedo scusa per il tempo che ho rubato agli altri relatori e lascerei la parola al prossimo relatore.